Tutto bene? Non avevo iniziato la registrazione. Non fa, ma adesso, adesso sì. Sì. Allora, il polinomio di Hermite è e a x quadro su 2 per meno 1 da n per dn di xn e a x quadro su 2. Questo è il polinomio di Hermite. Questo è il polinomio di Hermite. E poi evidentemente considereremo anche la funzione normalizzata, che è la funzione che ci servirà anche di più, psi n di x, che è la funzione esponenziale di meno x su 4, polinomio di Hermite HNX, e c'è un termine di rinormalizzazione che poi il ruolo si spiegherà dopo, che è radice del 2π n fattoriale. Cioè, il grande problema con il polinomio di Hermite è che qualcuno questa 2 la scrive, altri no. E quindi tutte le formule un po' si cambiano e bisogna stare molto attento con le formule. Però comunque, ecco, queste sono le nostre formule, queste funzioni saranno ortonormali. Queste funzioni saranno ortonormali. Funzioni saranno ortonormali. E adesso vediamo qualche proprietà dei polinomi di Hermite. Innanzitutto chiedo cioè, ai colleghi perché è un polinomio, perché questa formula definisce un polinomio. Chi può dirlo? Perché è un polinomio? Ci si può pensare un attimo. Poi un'altra cosa anche abbastanza, diciamo, non troppo difficile, è capire che questi qua sono ortogonali. Quindi integrale hn di x. Facciamo così, xk, dove k è più piccolo di n, per e alla meno x quadro su 2, x è uguale a 0. E beh, si vede abbastanza direttamente. Tu non avevi fatto questo, non mi risulta, non mi sembra. No, tu l'hai fatto in maniera diversa. Infatti, si vede che, da meno 1 non importa, si vede che questo si riscrive come meno 1 da n integrale xk dn di x a n. Scusate, qui c'è un meno. Scusate, sto scrivendo una cosa sbagliata. Sì, sì, giusto, scusate, qui c'è un meno. E alla meno x quadro su 2, esatto. E integrando per parti. Integrando per parti questo qui, si ha 0. Siamo d'accordo? Si ha 0. Scusate, qui ho usato il fatto che non hai detto che hn è grado n. No. No. Non ho usato niente, no. No. Non ho usato niente. Ah, non ho usato niente. Comunque è a grado n. Sì. Però, facendo l'esercizio che hn è un polinomio. Facendo un esercizio che ha un polinomio, si vede che sono polinomi ortogonali, polinomi di grado n, facendo questo esercizio si vede che sono una famiglia di polinomi ortogonali. Per dimostrare il coefficiente di normalizzazione occorre un po' più sforzo, insomma non lo faccio.
non è proprio difficilissimo, ma un po' di sforzo occorre. Infatti, per polinomi regolari, come ha spiegato il professor Arcozzi, c'è sempre una formula di c'è sempre una relazione ricorrente che x hnx deve essere espresso come hn più 1 tramite hn più 1 e hn meno 1, e qui la formula sarà hn più 1 più n hn meno 1. Questa è evidentemente una formula particolare, e questa la si può dimostrare evidentemente sempre integrando. Questa si dimostra sempre integrando. Infatti hn meno 1 è uguale a meno 1 per n 1, evidentemente e alla x quadro su 1 di n più 1 di alla x meno 1 e alla meno x quadro 2, evidentemente facendo una derivata io prendo evidentemente facendo una derivata
Siamo d'accordo? Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Quindi la formula ricorrente è dimostrata. Osserviamo che la formula ricorrente è una proprietà generalissima di quella naturale. La formula ricorrente c'è sempre. A rovescio, questa formula che si chiama formula di Rodrigue, questa formula di Rodrigue, è una formula abbastanza particolare, per così dire. È una formula abbastanza particolare. Scusate, sono completo a dire che qui evidentemente c'è una differenza di segno, c'è la differenza di segno, qui c'è meno 1 alla n, cioè scrivo per, solo per completare, qui scrivo meno 1 alla n, e qui evidentemente meno 1 alla n meno 1, proprio per essere chiari sui segni. Sì? Allora, dico che questa formula è la formula di Rodrigue, che è abbastanza particolare a questa famiglia specifica dei polinomi ortogonali, perché infatti sono autovalori di un problema di Schur-Lewin. Questo è assolutamente essenziale per noi. Quindi io scrivo l'equazione differenziale per il polinomio di Hermite. L'equazione differenziale per il polinomio di Hermite. Questo è un fatto, evidentemente, che solo le famiglie classiche di polinomi ortogonali sono soluzioni di un problema di Schur-Lewin. E questo sarà assolutamente essenziale nel nostro discorso della convergenza, sia verso il nucleo di seno, sia verso il nucleo di Eppi. Allora, io adesso riscrivo questo. Si dimostra l'equazione differenziale, si dimostra un po' nello stesso modo, lo dimostro a salto la dimostrazione. Esercizio, se la dimostrazione è chiara. Si dimostra da la maniera più facile, ma sinceramente la maniera più facile, guardare su Wikipedia. Come scusa? Guardare su Wikipedia, non è onesto. Ma neanche. Io sto pensando come dire, come spiegare che è il modo più facile, che è il modo più facile per farlo. Beh, devi dire un po'. Io direi che in realtà forse. No, però anche deve andare pronto direttamente, senza pensarci due volte. In realtà, comunque, quello che mi sarà molto più importante per me. Se devi un prodotto, viene. Ah, beh, certo. Mi sembra. Certo. Che sarà molto più importante per me è la formula per psi. Per psi, per queste, per le funzioni rinormalizzate. Per le funzioni rinormalizzate, ciò anche. Una formula ricorrente, e chiamerò che ce l'ho, cancello la costruzione, non ci sta più. Per la funzione normalizzata, per la psi, per la funzione normalizzata, c'è evidentemente anche una relazione un po' diversa, una relazione ricorrente.
questo si vede. No, radici di Enna, scusate, radici di Enna. Radici di Enna. Psi n-1. Questa la si vede abbastanza direttamente. Invece la formula di l'equazione si scrive in un altro modo e diventa molto più facile. La cosa essenziale è che qui non c'è, evidentemente, non c'è la prima derivata. Qui non c'è la prima derivata. Questa è la cosa. Allora, come si vedono queste cose? Quale sarebbe il modo più semplice per vederlo? Ma secondo me anche il modo diretto è più semplice. Cioè io scrivo psi n di x, cioè dimostrazione, io scrivo psi n di x e evidentemente e alla meno 1 n e alla x su 4. Posso, no, non devo interessare, non mi deve interessare questa costante. Intanto la posso scrivere lo stesso, tn di xn e x meno. Sì, e poi c'è un po' di integrazione per parte, ovviamente. 2, cioè evidentemente con questa costante che comunque cambia poco. Poi, evidentemente, prendo la derivata sta, ci sono due, devo derivare evidentemente in due modi, cioè o derivo qui, e questo termine già mi piace, mentre quest'altro, evidentemente c'è da derivare, qui ciò è chiaro, x su 2, questo. Questa è la prima derivata, e poi bisogna calcolare anche la seconda derivata, ci saranno più termini, insomma il modo diretto di farlo, lascio l'esercizio. Però già da questa forma, e questo in realtà è il messaggio essenziale di della discussione di oggi. Cioè, già da questa formula, vediamo questa formula con attenzione, guardiamo questa formula con attenzione, qui posso cancellare le definizioni che non servono, vabbè, intanto senza errore le produco, guardando questa formula con attenzione, posso constatare che, allora, vediamo questa formula con attenzione.
CM. Adesso si fa il cambiamento della variabile. A radice di n più b sopra radice di n. E c'è un t per comodità, ma questo io non sono capace proprio ad avere a memoria. E guardo nel testo, un attimo solo. Va benissimo, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Sì, incominciamo prima con un caso particolare ancora più semplice, incominciamo, cioè questo sarà il caso generale, incominciamo prima con un caso ancora più semplice, quando non c'è questo A e quando c'è solo il B. Allora scrivo X, cioè questo ci ricordiamo che questo è il caso generale che dobbiamo considerare, e lo considereremo, ma incominciamo con un caso particolare, x uguale a t per radice di n. Incominciamo con questo caso particolare. Allora, la seconda derivata in t sarà evidentemente m, cioè mettiamo, non so, xi n di t sarà psi n di t radice di t. Cioè, evidentemente m xi n secondo derivata più n più la metà meno evidentemente n meno, scusate, t quadro sopra n, quindi questo qua se ne va proprio, e poi si ha psi n. E come vedere psi n, si faccio proprio questo. E come potete constatare, si ha l'equazione xi n più xi n uguale a 0. Questo per il momento è solo euristica. Cioè non è no, però l'enunciato è preciso. Volendo posso scriverlo 1 più evidentemente 1 su 2n meno t quadro sopra n quadro, uguale a 0. Però si converge evidentemente verso l'equazione xn. E in più, se ci pensiamo con attenzione, se io qui ho preso lo stesso n, questo n e questo n è lo stesso, ma se io scrivo xi l, avrò, facendo il gioco, avrò xi l primo primo, p
più evidentemente n sopra l sia n uguale a 0. Quindi quello che importa è il rapporto di l e n. Quindi xl è più o meno coseno, seno, coseno di evidentemente n sopra l con l accesa. Cioè questa è l'idea, diciamo, l'idea di base. Questa è l'idea di base, non è una dimostrazione, è l'idea di base. Adesso, facendo il caso più generale di x uguale a a, questo qui x uguale a a, radice di n più t sopra radice di n, guardiamo che cosa diventa l'equazione in questo stesso, in questa stessa situazione. Quindi dxl di t è uguale a phi a psi l di a radice di n più di t per m. E quindi, evidentemente, guardando l'equazione, si ha psi l sarà un cambiamento, come adesso vedrete. Xi L, qui c'è evidentemente L, ma scusate, R. Sì, più L più la metà, meno, qui sarà un cambiamento, a radice di n di t. Se n uguale a 0. Cambiamento ci sarà, ma non proprio tantissimo. No, prima l'altra lettera xi. Xi c'è, scusate, c'è la lettera. E quindi si ha evidentemente a 4 n. Quindi si ha n xi n più trascurando quello che deve trascurare n meno quindi l'equazione è la stessa, ma c'è questo a che appare nella formula. Poi evidentemente dividendo abbiamo praticamente la stessa cosa.
Siamo d'accordo? Siamo d'accordo? Perché ti viene 4 del mio turno? Perché c'è il 4 lì? C'è il 4, c'è il 4 all'inizio, però è qui che non l'ho messo. Qui è dato il 4. C'è il 4 lì, ma c'è il 4 nell'equazione di prima. No, questo 4 è assolutamente essenziale perché evidentemente A deve essere più piccolo di 2, strettamente più piccolo di 2. Scusa, ho perso un attimo l'euristica n a questo punto, perché qui hai preso n grande, giusto? Sì, 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 n è grande, n è grande e l c'ha la forma k, k, n. Sì, ma cioè, n cosa rappresenta? Non capisco, chi? N cosa rappresenta? N è un numero grande, n vale infinito, è il taglio della matrice. Il taglio della matrice. Cioè il fatto è che questa equazione, quando n va verso infinito, converge verso l'equazione per la funzione seta, verso l'equazione assolutamente classica. Ok. Allora c'è un terzo ancora che, aspetta, mi è sfuggito. Sì, sì, vai. Per arrivare ai polinomi di Hermite dalle matrici hermitiane. O da dove, cioè i polinomi di Hermite, come ci siamo arrivati? Facendo la formula per il nucleo di correlazione. Ah, giusto. Ok. Facendo la formula per il nucleo di correlazione ci siamo arrivati. Sì, facendo la formula per il nucleo di correlazione. Ecco. Questa è l'euristica e ci si vuole un certo sforzo che adesso voglio esporre, però prima di passare alla dimostrazione voglio anche esporre l'euristica. No, questo era il grosso dello spettro, ma voglio esporre anche l'euristica. Questo è un argomento evidentemente non rigoroso, lo renderemo rigoroso, lo renderemo rigoroso. Però, cioè, questo, cioè, voglio spiegare, diciamo, la struttura generale. Ci sono due parti. Prima parte, indovinare dove converge. Per indovinare dove converge si ragiona con l'equazione. Seconda parte, dimostrare la convergenza. Per dimostrare la convergenza si ragiona con, come si dice in italiano, il metodo della sella. Steepest descent method. Sì, steepest descent. Settle point method. Non è metodo della sella, mi sembra in francese, non è il metodo della sella. Io non l'ho insegnato. Scusa, sella è quello che metti sul cavallo, no? Sella per il cavallo, sì. Cioè, è quello, sarebbe, no? Cioè, comunque, steepest descent non si dice in italiano, no? Sì, si dice in inglese. Discesa più rapida. Sì, però di solito si usa l'inglese. Ma il metodo della sella non si dice? In russo si traduce tutti e due, ci sono metodo della sella e metodo, e si dice metodo della discesa più rapida, no, non si dice in italiano. E bootstrap in russo? No, bootstrap non c'è, infatti. Non è proprio. No, bootstrap non c'è proprio, non si usa, non c'è proprio, bootstrap non c'è. In italiano non c'è discesa più rapida o qualcosa così. Qualcuno lo dice, ma di solito si usa la sigla. Vabbè. Comunque dico che prima di passare, cioè tutto questo, diciamo, valore dimostrativo è zero, però fa capire come funziona, fa capire dove va, perché converge verso il seno, perché infatti sono psi n sono autofunzioni di un operatore di Schubert-Lewin. Sono autofunzioni di un operatore
hanno autovalori N, facendo lo scaling, cioè facendo lo scaling, si è già autovalore N, come si vede dalla formula, facendo lo scaling, allora qui c'ho autovalore, evidentemente N va da 0 fino a N, 0, 1, eccetera. Facendo lo scaling, cambiando la scala, qui per divisione per questo radice di N, contraggo questi autovalori, sicché si mettono sull'intervallo da 0 a 1, e poi quando N va verso infinito si va verso l'aspetto discreto. Scusate, adesso è stato continuo. Cioè, aspetto autofunzioni. Cambiamento di scala. E questo è l'argomento, questa è la prova, che forse oggi solo inizieremo, insomma, se ci si vuole un po', non è proprio pesantissimo, ma ci si vuole un po'. Comunque, prima di passare alla prova, voglio dare l'enunciato o dare l'intuizione nel caso dello scaling, del cambiamento della scala sul bordo dello spettro. Cioè, noi avevamo detto che sul bordo dello spettro, sul bordo dello spettro, lo spettro vive in un intervallo da meno 2 radici di n a 2 radici di n, e adesso mi interessa questa parte, il bordo dello spettro, edge, spectral edge. Bordo è giusto, sarebbe? Spectral edge. E qui bisogna cambiare scala con, in questo modo, bisogna scrivere x uguale a 2 radici di n più t per n. Un sesto? Sì. E lo vedrete subito perché è un sesto. Questo lo vedrete subito. E bisogna considerare la funzione n 1 a 12 psi n 2 radici di n più t potenza del sesto. Perché da dove viene questo sesto lo vedrete subito. Infatti, facciamo la sostituzione dell'equazione. Ciò, ma questo tenso fra 12 per questo discorso non importa, cioè importa perché cioè, è un coefficiente di rinormalizzazione, cioè per quello che sto dicendo io non importa, l'ho scritto per scrivere le cose giuste, ma per l'argomento che sto facendo adesso non importa. Allora, faccio l'equazione, guardo l'equazione, la seconda derivata è evidentemente ciò n al terzo, cioè questo sarà xn seconda derivata. E poi, guardate con attenzione, ciò n più uno su due, vabbè, quello
Allora, 2 radici di n più t sopra n per sesta al quadro sopra 8 si è uguale a 0. Vedete che questo n se ne va e lì si vede che sono 2 radici di n. E vedete inoltre che, perché un sesto, che qui, perché dovrebbe per forza essere un sesto? Perché questo è questo sesto 2 volte, no? E qui ciò, t alla, evidentemente, radice di n, per n un sesto, quindi ciò è un terzo. Perciò n un terzo si è n seconda derivata meno t si è n un terzo uguale a zero. E perciò una bellissima equazione, importantissima equazione molto classica, xn meno t xn uguale a 0, l'equazione di Euler. L'equazione di Euler. E infatti bellissimo di questo studio, che non c'entra proprio direttamente con la celeste, appaiono le funzioni che loro invece nascono in meccanica celeste, che è vero, nascono un po' tecnico. Quindi, sì, quindi nasce l'equazione di Eri. Non so se mi sono spiegato chiaramente e che ho fatto capire da dove viene n in un sesto, no? Perché 2 volte un sesto viene qua dalla derivazione. E poi qui, avendo radice di n, cioè viene di qua, e qui viene il t. Non so se sono stato chiaro. Sì, no? Stiamo attenti, se qui facciamo invece l, bisogna stare proprio attenti, se qui facciamo invece l, questo abbiamo capito, siamo d'accordo, perché qui sarà un po'... Appena, cioè non tanto, ma un poco più pesante, posso andare avanti, cioè non vorrei... No, ma forse anche per scrivere, no, lascio questo dopo, se è meglio scrivere. Lo riscrivo 2 volte, cioè questo non mi serve più. Cioè facendo xl, cioè qui sarà un po' diverso, cioè questo è questo il punto. Cioè facendo... Diamoci che in effetti
seno y, seno y, seno, seno t per pt è uguale all'integrale, cioè forse è così meglio scrivere, seno, seno di x meno y per p, x meno y è uguale all'integrale, tanto per dire da meno 1 a 1, no, da meno p a p, forse meglio, da meno p a p, e i t x meno y di t, cioè scrivo così, e i, x e meno ity di t. E quindi questo psi L converge verso questo e alla itx, cioè non proprio converge verso cos'è, ma è proprio la stessa cosa, quando L sopra N va verso t. Non so se sono chiaro nel mio discorso. Cioè questa somma converge verso questo integrale e cioè è una somma di n termini, converge verso l'integrale sopra l'intervallo da 0 a 1, quando converge guardo L, L e Tn, L e Tn. Ma come avevamo visto, lo scrivevo Kn, come la stessa cosa, come avevamo visto prima facendo il calcolo, solo che qui sarà diverso. Qui sarà diverso, adesso lo vedremo, qui sarà diverso. Sono, scusate, sono chiaro nel spiegare il concetto o non chiarissimo? Si vuol dire che gli interi da 1 a n tu li impacchetti. Esatto, a scala. Sì, però impacchetti come con abituale raffinatezza lo dici tu, impacchetti uniformemente. Sì, sì, uniformemente. Solo che qui no, qui sarà diverso, sul bordo sarà diverso, ah, perché devi sarà un imballaggio diverso. E questo è appunto questo è il concetto che sto cercando di spiegare. Allora, dunque, vediamo, infatti vediamo, perché tutto segue. Io voglio dire che anche se la dimostrazione usa altre cose, altre tecniche, tutto si vede nell'equazione. Cioè l'oggetto chiave si vede nell'equazione, sì, è l'equazione, tutto si vede nell'equazione. Allora, vediamo. Scriviamo evidentemente ciò xi L primo per n più evidentemente n più meno L, scusate, non è L più meno evidentemente, come avevamo scritto, n a un terzo t più le cose che trasferiamo xi L uguale a 0. E quindi evidentemente dobbiamo prendere L di che forma deve essere L stesso, cioè L, ah no scusate, lo scrivo in maniera proprio sbagliata, scusate, scusate, non l'ho scritto proprio male, scusate, riscrivo, scusate, più L, scusate, più, vabbè questo mezzo che non importa, L meno invece, questo mi importa, meno N, L meno N, cioè sto scrivendo proprio che x è uguale e quindi x quadro è uguale a 4n più n. Quindi, ma qui ce ne sono 4, quindi meno n, meno n al terzo t. E quindi se L ha la forma
metto meno, meno S, N, meno S, sopra N su un terzo. Quindi osservate già, se l'impacchettamento era uniforme nel grosso dello spettro, qui non lo era affatto. Qui, cioè era, se volete, logaritmico, cioè si corregge. Qui no, qui io prendo N, cioè già evidentemente è uniforme rispetto ad N, non rispetto a 0, come era prima, e poi c'è questo N su N su terzo. Cioè, quali, insomma, scriviamo, e sia con questo sia CN meno T più S CL uguale a 0, e perciò la funzione CL convergerà, infatti questo si dimostra a funzione Every, ma T più S, cioè contrariamente, se qui la frequenza si moltiplicava per qualcosa, qui, ma infatti lo si capisce anche che se uno pensa all'equazione, cioè lì è, cioè se uno pensa all'equazione, cioè non mi torna, e come che non ti torna? Cioè quando prendi n uguale n meno s, cioè n si cancella, sì. Perché no, non l'ho scritto bene, infatti non ti torna, e c'è una ragione, no, scusa, è ma infatti ho detto la cosa giusta, ma ho scritto la cosa sbagliata. Cioè L è distinta da N per un fattore di N un terzo. Cioè, tanto per dire N meno 2 N terzi. Così. Scusa, no, mi fate sbagliato. Cioè, adesso è giusto. Dunque, ciò, questa equazione, fine, e quindi e il nucleo convergerà verso il nucleo integrale da 0 più infinito, cioè il nucleo di cosa sarà RT più S, T1 più S e T2 più S, questo sarà il nucleo di S. E quindi contrariamente al nucleo di seno, questo sarà RT1 T2. Contrariamente al nucleo di seno, dove la convergenza era così, cioè evidentemente si moltiplicava la frequenza andava a 0 alla frequenza linea 1, moltiplicandosi, qui ci sarebbe il parametro dello shift. Effettivamente, perché l'equazione di Eri si intende, se c'è l'equazione di Eri U meno T1 uguale a 0, evidentemente se shifto U, sarà così, cioè corrisponde allo shift di U, e questo, su questo si gioca, contrariamente all'equazione della funzione di seno, che le omotetie, cioè lì il gruppo naturale sono omotetie e qui il gruppo naturale è il gruppo delle traslazioni. Va bene, siamo d'accordo? Perfetto. Allora, questa era l'intuizione, perché qui c'è seno e lì c'è eri. Adesso passiamo alla prova. Io proporrei, no, se non... Com'è? Di lasciare qualche giorno per meditare l'intuizione, no? Sì, ma intanto inizio, no? Sì, Non, mi sa che non la facciamo mica tutta, ma intanto inizio. Allora, intanto inizio, non è... cioè, intanto inizio. Allora, dimostrazione non è, cioè, inizio per il seno, infatti per il seno non è proprio pesantissimo, invece per E è un po' più tosto, diciamo. Allora inizio per il seno, allora lemma, un'ultima domanda prima che inizi, cioè intuisco vagamente che per i fisici, quello che tu hai detto, che l'argomento olistico andava benissimo, no? O la dimostrazione che tu... Ma... mica così tanto, cioè... convergenza delle equazioni, convergenza delle soluzioni delle equazioni, non è mica... non è mica tanto vero questo, sai?
neanche per loro. Io infatti non ho capito bene. Bisognerebbe, questa la teoria dell'amicelatore, c'è questo vantaggio che c'è questo vantaggio, dico, che i fisici, John Dyson, in pratica ha scritto un po' tutte le formule, cioè un po' prima, ma io non ho una chiarezza su Dyson aveva il, no, probabilmente l'aveva il nucleo, certamente non aveva il Dyson. Cioè forse sì, forse sì, forse per i fisici, forse sì. Forse sì. Bisognerebbe, cioè, siccome qui, diciamo, i teoremi sono degli anni 60 e le dimostrazioni sono degli anni un po' più 90, diciamo. No, forse sì, secondo me sì. Secondo me sì, 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 cioè, siamo d'accordo. Cioè, sì. Cioè qui è un po' come nell'analisi complessa. Cioè, non so se quando uno studia l'analisi complessa c'ha il, per esempio, per dire, il teorema di Abel che risolve il problema di Weierstrass. Ah, cioè, tante queste situazioni, anche qui è un po' così. Anche qui è un po' così. Allora, comunque, voglio dimostrare che noi consideriamo la funzione psi nu uguale a n psi t sopra qui sono praticamente a il punto 3 5 il punto 2 del libro che ho detto di Anderson Lionel esempio quindi allora e voglio dimostrare che la limite quando va verso infinito di psi nu t meno 1 sopra radice cosera di t è uguale a 0. E qui nu è praticamente n, nu è n fisso, è un po' diverso da quella nu è n fisso. Cioè nu cresce con n conservando fisso. Uguale a forse sì, sì. Loro usano psi grande e psi piccola. Ah, sono due psi, ok. Sì, io scusa, questa notazione non mi sembra molto fortunata, però scusate se adesso non seguo la notazione mi confondo di sicuro. Cioè psi grande è quella normalizzata, quindi psi grande è quella riscalata, no, già psi piccola è sì, riscalata, no, già psi piccola è normalizzata, psi grande è riscalata, sì. Allora, in pratica si fa con metodo di Laplace, cioè è un ragionamento classicissimo, cioè lo potete fare in analisi 1, cioè per divertire gli studenti, insomma, di biologia. Allora, per essere amati. Come? Per essere amati. Scriviamo la trasformata di Fourier. Si gioca normalmente completamente nell'area.
Anzi, io propongo di fare così. Facciamo oggi, per così dire, il metodo di Sella, ma solo l'euristica del metodo di Sella. E poi la provo, forse completiamo domani. Che dici? Come... Ti piace come concetto? No, domani. Non domani, dico l'altra volta. Sì. Sì, sì. No, ma dico, facciamo il metodo di Laplace senza giustificarlo. Va bene? E poi intanto lo si giustifica. Allora, questo è... Questo è... questo è l'integrale di Fourier. L'integrale di Fourier. Adesso lo si scrive in un certo modo, evidentemente adesso scriviamo anche il polinomio di Hamilton. Il grande vantaggio dei polinomi di Hermite è che formano una base ortogonale anche per la trasformata di Fourier. È una base comodissima in questo senso. Cioè, proprio è comodissimo usarle in questa maniera. Per esempio, è comodissimo costruire un modo monomiale. Allora, scrivo il polinomio di Hermite. Per l'elemento differenziale, bisogna derivare n volte, e c'è questo meno la n che è proprio fortunato, infatti. E quindi ci sarà solo il moltiplicatore di xi. Cioè, ripeto, la forma di Rodrigue non è una cosa generica, la forma di Rodrigue è una cosa precisa per queste famiglie classiche di polinomi naturali, non è una formula generale. Forse vorrebbe avere l'ennesima potenza, no? E poi evidentemente rinormalizzando lo scriviamo in maniera equivalente, psi nu. È uguale a, c'è la costante i alla nu, cioè la radice di 1, 2pi in 3 quarti, sì, perché c'è la radice, perché non c'è scritto la radice, c'è la radice per la radice. Radice di nu fattoriale, e a questo qua si applicherà il metodo di Laplace. Questo qua si applicherà il metodo di Laplace. Si applicherà il metodo di Laplace. Allora, vediamo.
Allora, domanda al pubblico, come infatti facciamo una digressione, ma non dimostrativa. Cioè, questo è un integrale, forse lo riscrivo in una maniera un po' diversa, per rendere chiara l'idea. L'idea è che ciò evidentemente, allora, ciò evidentemente questo psi alla n, e poi evidentemente io devo fare sono confuso in un luogo molto molto semplice. Allora, dunque, un attimo solo. Allora, faccio digressione. Qui abbiamo evidentemente questo termine che va in una potenza molto grande. Io posso scrivere sia la n e poi qui sia la n nu meno n, che nu in realtà non mi importa, in realtà però avrei potuto anche non scrivere. Questo è chiaro. Adesso, come si fa a stimare l'integrale sopra un intervallo, sopra di un'espressione di questo tipo, f di t alla n g di t di t? Come si fa a stimare l'espressione di questo tipo? Scusate, ancora una volta seguo le notazioni di... loro usano una notazione leggermente diversa, lo scrivono f di x, perché è la stessa cosa, g di x, e non dicono n ma dicono s, vabbè, è la stessa cosa. S sarà uguale a 1. Lo scrivo così perché sennò mi confondo. Allora, la domanda è... Se la funzione f è così, cioè ha un valore massimale, cioè evidentemente quello che conta è il contributo del valore massimale di f, è chiaro, e allora evidentemente si suppone che nella vicinanza la seconda derivata non si annulla, se si annulla è un discorso diverso. Che asintotica ha questa integrale? In questo caso, cioè evidentemente sia f di a
via almeno alla S, cioè l'ordine. E poi c'è la radice di S. Sì, perché lo posso spiegare, perché se tu ci pensi, quando tu dividi, quello che ha un ruolo e l'intervallo, non so se spiego, tutto gioca sul fatto che quello che ha un ruolo, cioè praticamente tu vai in potenza S, quindi quello che ha un ruolo è il valore 1 su S, ma 1 su S, quindi ti gioca l'intervallo A più 1 su radice di S. Ma non proprio uno, insomma. Non so se sono chiaro. Provo a chiarire, però, cioè, se tu fai ingenuamento per sviluppo di tempo. Certo, scusa, se tu fai ingenuamento per sviluppo di tempo, ti viene quella. Se tu fai ingenuamento, guarda. Ah, perché ti viene F di A più F, diciamo, più F primo di. Cioè, intanto giro con la radice quadrata di S più F secondo di A fratto 2 S quadro. Questo è sì, però, scusa, sì, cioè. E la radice con la... Sì, cioè, esatto. Che in pratica, per guardare, se tu fai F di X. Però primo termine si mette, non si cancella. F di X, F di A. E qui rimane solo la derivata seconda. Appunto, cioè tu fai 1, cioè io, sì, vabbè. Che se tu fai meramente che nella bracciata. Ma va bene, però anche il superfluo, tu si vede anche il superfluo, sì, cioè tu c'hai uno meno, cioè facciamo così, sì. X uguale a, non so, X uguale a, X uguale a, A più T. Così facciamo x uguale a più t, ti viene 1 meno t quadro f seconda derivata a e c'è un 2. Sei d'accordo? Sì. E quindi quando fai la s, cioè tu fai, adesso è chiaro che t devi fare a più tau radice di s, deve essere questo a più tau radice di s, quindi tu c'hai qui tau quadro s, e quindi c'hai esponenziale meno da quadro f di a, qui mette il vuoto di a, 2 f di a. Siamo d'accordo? Yes. E integrando questa cosa qui si ha, evidentemente, si vede che cosa si ha. Si ha radice di pi, che io adesso appunto guardo perché non lo ricordo mai, radice di pi, esatto, poi c'è radice di questo, evidentemente, radice la crociata, e beh, g è una costante per questo discorso, g di a. Cioè, evidentemente il metodo di Laplace, perché, beh, ovvio, Laplace che mi piace.
parallelo gaussiano, quindi sì. Siamo d'accordo? Non tantissimo. Giovanna, ti vedo perplessa. Va bene. Adesso dobbiamo completare questo calcolo e che mi tornava e adesso la sola cosa che c'è io stavo c'è visto ora come scusa? Ah, dici esercizio. Esercizio, dici? Sì, sì, anch'io sinceramente sono confuso in un luogo semplice che sicuramente fra 5 minuti mi torna di nuovo, ma adesso sinceramente non è. No, cioè, ecco, dico che non è difficile anche perché sono confuso, quindi non sono capace di farlo correttamente, correttamente proprio in questo momento. Per questo dico che non è difficile. Allora, cioè, dico esercizio facile, e lo dico che è facile perché infatti adesso sono un po' confuso e cioè, non sono capace di farlo al momento. Dice facile ma non appena prima di cena. Non ho capito? Facile ma non appena prima di cena. Sì, appena dopo lo sarà di più. Quindi buona cena a tutti! Buona cena a tutti e ecco, si prosegue. Sono domande forse? Domande? Domande? Io penso di riguardarti, cioè pensavo di guardare un attimo i calcoli perché mi sembra penso di aver capito l'idea chiaramente generale, però un attimo controllare meglio un attimo i conti per. Ah ma certo, sì sì sì, ma io posso anche sbagliare, io non garantisco. No, 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 solo perché così sono certo meglio dei passaggi, cioè, come dire, formali. L'idea però sì, che farei di fondo. No, ma certo, ma rifaremo in più dettaglio, sicuramente, ma certo. Sì, sì, ma qui oggi è stato un po', diciamo, oggi è stato un po' l'idea dei discorsi, ecco, l'idea del discorso. Perfetto. Però sì, assolutamente, i dettagli li faremo, certo. Grazie infinite davvero. Non ho capito? Grazie infinite davvero. Grazie. Ho ecco. Sono buffetto per questo. Vabbè, ma intanto... Ringrazio anche chi ha partecipato per la prelazione. Sì, infatti, come dirlo, non vedo, ma mi immagino la presenza di tutti e spero fra poco anche di vedere tutti in classe. Ecco. Va bene, buona serata. Buona serata. Buona serata, arrivederci. Arrivederci. Quindi ci rivediamo lunedì oppure sono cambiati gli orari? No. Lunedì. Questo è il ricevimento, fuori programma, è dentro il programma ma fuori programma. Sì, però okay. Lunedì. Allora, grazie ancora. Buona serata. Buona serata. Buona serata, arrivederci. Arrivederci. Vabbè, insomma, poi lo rifaccio. C'è proprio...